un libro che in realtà vorrebbe anche essere un romanzo, è scritto a capitoli, ci alterniamo io e mia sorella perché abbiamo avuto lo stesso padre, ma rapporti e rapporti professionali differenziati. L'intento era quello di raccontarlo con gli occhi delle figlie, però di raccontare l'uomo pubblico, cioè delle cose appunto nascoste, magari sconosciute, però che possano illuminare di più la sua opera, insomma, quindi non una cosa fatta per la famiglia, ma fatta anzi per chi vorrà conoscere il suo cinema, anche delle generazioni future. Due sorelle, ognuna racconta il suo Ettore. Silvia Scola, una delle figlie del grande maestro del cinema originario di Trevico, all'Istituto Comprensivo Don Milani di Ariano per presentare il libro dedicato al padre, scritto insieme alla sorella Paola. Chiamiamo il babbo è la storia della famiglia Scola, un racconto intimo finora rimasto inedito, con aneddoti e dettagli che restituiscono al lettore la figura del maestro. All'Istituto Don Milani, da sempre vicino al mondo del cinema, l'inaugurazione ufficiale della saletta cinematografica intitolata Regista Irpino. È ricordato dappertutto, io sono insomma incontro studenti a Milano, a Roma, nelle grandi città, però l'entusiasmo, la preparazione che ho trovato tra i ragazzi di qui è veramente appunto merito delle professoresse e di chi ci crede, dei presidi, però appunto è veramente importante questo, che nelle zone più penalizzate da un punto di vista di offerta, di spettacolo, ma di tutto, che invece dei ragazzi siano entusiasti, conoscano dei mestieri, conoscano degli autori lontani che però hanno fatto la storia del loro paese, penso che sia molto importante. Vedo che appunto c'è proprio una tendenza a rifar ripartire una cinematografia poi non solo romanocentrica o milanocentrica per quanto riguarda l'audiovisivo, ma proprio appunto di trovare le forze in tutto il paese e di rilanciare. Adesso ci sono tantissime film commission locali che funzionano molto bene. Noi siamo felici di intitolare questa nostra saletta realizzata qualche anno fa. Siamo partner dell'Ariano Film Festival, abbiamo partecipato a vari concorsi cinematografici, vincendone qualcuno, quello più importante a Giffoni qualche anno fa, e pensiamo che realizzare dei piccoli cortometraggi con protagonisti ragazzi di questa scuola sia un qualcosa che può sicuramente allargare le conoscenze e la cultura di tutti noi. Loro vorrebbero recitare in questi film e allora ci siamo cimentati, anche perché ci sono delle professoresse che hanno frequentato un corso ministeriale molto importante di 100 ore e quindi le ringrazio perché poi si sono subito attivate per le conoscenze che hanno potuto avere durante questo corso e quindi sono veramente predisposte queste professoresse a realizzare questi piccoli cortometraggi anche di pochissimi minuti laddove i nostri alunni sono comunque i protagonisti.